Diavolo Ciocca, i Navigli sono l'attenzione anche dell'Unione Europea? Ma assolutamente sì, sono un patrimonio made in Italy e è un dato di fatto che il made in Italy italiano vale in tanti settori, anche nel settore dei Navigli, anche nel settore dei tanti chilometri che hanno trasformato negli anni con capacità, con eccellenza, con anche risorse, la pianura padana, la Lombardia, e oggi l'Italia detiene in termini di numeri di siti riconosciuti dall'UNESCO il numero più alto e quindi anche il Made in Italy lo vedete qui alle mie spalle. Questo è il Made in Italy italiano, fatto di intelligenza, fatto di risorse, fatto di voglia di fare e fatto appunto anche di agricoltura, di paesaggio del nostro sistema. Ecco, a proposito di risorse, nell'inizio di febbraio il sindaco di Milano Sala è andato a Bruxelles a parlare con il commissario europeo per cercare risorse per la riapertura integrale dei Navigli. Lei crede che nell'ambito del programma 21-27 sia possibile recuperare qualche soldo? Ma è una battaglia che stiamo proprio facendo al Parlamento europeo con le nuove linee guida sui finanziamenti europei. Si stanno scrivendo le nuove regole, dobbiamo fare in modo, e questo è un compito dei deputati italiani, cosa che in passato non si è fatto o si è fatto male, di fare in modo che dentro le caratteristiche delle regole dei bandi europei ci siano anche le regole delle esigenze, dei bisogni del nostro paese, delle nostre imprese, del nostro paesaggio e anche del nostro patrimonio irriguo. Perché? Perché dare attenzione al patrimonio irriguo vuol dire davvero rispettare l'ambiente e preoccuparsi di questi effetti che ormai sono sotto gli occhi di tutti, di assenza di manutenzione, di assenza del patrimonio idrico. È un percorso che vogliamo portare avanti, chiediamo l'aiuto di tutti e soprattutto chiediamo ai deputati europei a Bruxelles di difendere il Made in Italy italiano. Quindi una battaglia bipartisan questa? Sì, purché non sia solo davanti alle telecamere, solo cosmetica, ma che sia anche nelle aule, sia di commissione sia del Parlamento. Intanto ringrazio i relatori, ringrazio gli organizzatori, ringrazio Diego Peruzzi, ringrazio tutti voi perché diamo risalto a una delle eccellenze lombarde, una delle eccellenze italiane. Perdiamo di vista che il Made in Italy italiano vale anche su tutto quello che è il sistema idrico, su tutto quello che è la civiltà dell'acqua anche in Lombardia. Se dovessimo analizzare i numeri dei siti riconosciuti dall'UNESCO oggi, che su 167 paesi al mondo sono 1092, voi considerate che il territorio che vanta più siti riconosciuti dall'UNESCO sono appunto l'Italia con 49 siti. Quindi il Made in Italy, spesso siamo abituati a sentire sul sistema agroalimentare, esiste anche su tanti altri settori dell'Italia, quello che oggi viene rappresentato in questa occasione è un esempio. Di questo ne vado fiero perché io sono un ex consigliere regionale, come dico sempre usando un termine calcistico, in prestito al Parlamento europeo, quindi sono in prestito con piacere e bene volentieri continuerò e cercherò di adoperarmi al meglio con i vostri suggerimenti, con i suggerimenti degli assessori Foroni, Rolfi e Galli e le strutture tecniche affinché si possa costruire anche quella giusta progettualità e quelle giuste risposte da parte dell'istituzione europea per non perdere delle opere estremamente importanti che uomini e donne hanno costruito per rendere sicura e fertile la nostra pianura. Cioè, dobbiamo partire dal presupposto che la nostra pianura nel passato era in una parte estremamente paludosa, la parte bassa, e nella parte alta estremamente asciutta e secca. Grazie all'opera dell'uomo e della donna si è riusciti con fatica, con scienza, ma anche con capitali economici a rendere fertile la nostra bella Lombardia. L'obiettivo è quindi di continuare in questo percorso nel non perdere quel patrimonio che qualcuno ha costruito, ripeto, con fatica, con scienza e con investimenti, quindi non perdere quel patrimonio e migliorarlo, manutentarlo e trasferirlo ovviamente ai nostri figli. È uno dei patrimoni che la Lombardia ha, è uno dei compiti che la politica e tutti i portatori di interesse, non solo la politica che vedete al tavolo, ma anche tra di voi, ha il dovere di fare. Il patrimonio è un dovere, il termine patrimonio non significa, è un dovere che ha un padre e una madre di trasferire ai propri figli quello che è la nostra ricchezza. Quindi il compito è sicuramente questo,
sia Regione Lombardia sia i tanti attori lo hanno fatto, perché di questo ho dato riscontro e ho anche detto grazie a tutti coloro che oggi si sono adoperati, si adoperano per difendere questo patrimonio, per conservare questo patrimonio, per renderlo attivo anche nel sistema paesaggistico, nel sistema agricolo della nostra Lombardia. Da parte mia, non è un segreto, stiamo lavorando per scrivere i nuovi criteri sulla programmazione europea dei bandi europei. Io sono in Commissione Industria e in Commissione Ricerca e Energia. Il compito mio, che raccolgo volentieri anche con la mattinata di oggi, è quello di fare la cinghia di trasmissione, essendo un consigliere regionale in prestito al Parlamento europeo, di fare la cinghia di trasmissione tra appunto il territorio lombardo, la politica lombarda, la voglia di fare lombarda e il teatro importante dell'Unione Europea nella programmazione e nella progettazione dei prossimi bandi. Stiamo scrivendo nuove regole, la mattina di oggi sicuramente ci farà raccogliere dei consigli importanti affinché quelle regole sui prossimi bandi europei guardino con grande attenzione al patrimonio e alla progettualità che appunto viene illustrata oggi, la civiltà dell'acqua di Lombardia, una civiltà che è attraverso, una civiltà che va sviluppata.